Sì, ci ha raggiunto Alex Ziccarelli, chef italiano a Toronto e vicepresidente dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani. Un saluto a tutti i telespettatori di Patrimonio Italiano TV. Ziccarelli è uno chef che vive a Toronto e fa parte dell'Associazione dei Cuochi Italiani. Alex, presentaci la tua associazione. L'Associazione Professionale Cuochi Italiani ha la sua sede principale a Milano ed è presente ovunque nel mondo. La nostra direttrice generale è la signora Sonia Re ed il nostro presidente, lo chef Roberto Carcangio. In Canada l'associazione esiste dal 2015 ed il nostro presidente è lo chef Giovanni Trigona. Le delegazioni sono in tutto il paese, dalla British Columbia al Quebec, attraverso le nostre delegazioni regionali. Vivi a Toronto, com'è la situazione culinaria da quelle parti? Fortunatamente a Toronto viviamo in una comunità abbastanza evoluta che viaggia molto ed è presente in numero elevato e quindi possiamo Sì. culinariamente avere sia la tradizione che l'innovazione. Alex, tu sei calabrese, ma sappiamo che la tua cucina è ispirata a una tradizione, sempre del sud, ma di una città in particolare. Io mi considero un napoletano d'adozione. La mia cucina è ispirata per la maggior parte alla tradizione partenopea. Anzi, dirò di più. Noi che viviamo all'estero, ogni tanto ci capita di pensare a dove siamo nati, è normale. Io quando penso all'Italia, penso a Napoli. Alex, quali sono i tuoi cavalli di battaglia? Senz'altro la cucina di pesce napoletana in genere, ma anche quella tradizionale, autentica e non solo napoletana, ma indubbiamente amo fare tutto quello che ha dietro una storia e una cultura popolare squisitamente densa di tutti i sapori della nostra terra. Ciao Alex e grazie! Grazie a voi e saluti a tutti i telespettatori di Patrimonio Italiano TV. Grazie mille Alex, un Ciao! saluto a te e a tutti i membri dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani. E abbiamo visto quanta passione c'è nella cucina italiana. Consigliere, quanto è importante il tramandare della cucina enogastronomica italiana per il turismo delle radici? Beh, la cucina italiana, io lo dico sempre, soprattutto ai miei amici nordamericani che a volte ci prendono in giro, perché dice, voi italiani parlate sempre di cucina. Ma perché parliamo sempre di cucina? Perché cucina per gli italiani, per l'Italia, è un fatto culturale. Pensiamo, per esempio ai diversi piatti, alle diverse pietanze che una stessa comunità prepara nel corso dell'anno, cioè per Natale, per Pasqua, per la festa patronale, per altre occasioni. E ognuno di questi piatti racconta una storia diversa ed è in relazione con dei momenti, con delle tradizioni che noi appunto con lo sviluppo di un'offerta mirata sul turismo alle radici vorremmo replicare. Noi siamo impegnati per parlare con i territori italiani, per organizzare anche dei corsi di cucina, di enogastronomia, spiegare agli italiani all'estero, per esempio, come si fa il vino in Italia o come si fa la salsa di pomodoro, come si fanno determinati tipi di pasta. Devo dire che gli italiani, soprattutto quelli di Toronto che sono in collegamento con noi in questa occasione, conoscono molto bene queste tradizioni e devo dire che io durante il mio servizio presso l'ambasciata a Ottawa ho avuto modo di vedere questo attaccamento ed è per noi un incitamento a cercare di definire un servizio appunto mirato in modo tale che l'esperienza del viaggio di radici in Italia resti indimenticabile per chi la compie.